partire la registrazione anche di questo incontro. Posiziono il microfono, che era proprio la fonte del ritardo dell'inizio di questo incontro, ad una distanza ottimale, e direi che possiamo incominciare. Io sono sempre Paolo Tedeschi, ormai ci conosciamo con qualcuno di voi, già ci conosciamo da un po' di anni addirittura. Molti hanno partecipato già a dei corsi in presenza, corsi online fatti negli anni passati, e vediamo quale sarà l'argomento della lezione odierna. Il blocco Notte Mio Studio, incontro numero 1, dedicato agli strumenti di base. Nell'incontro della scorsa settimana abbiamo visto quello che ho definito, così un po' fra il serio e il faceto, l'astuccio del software Mimio Studio, ossia la nostra barra degli strumenti. Se eravate presenti, vi ricorderete che la barra degli strumenti è un'applicazione molto utile perché rimane sempre in primo piano e una volta che noi l'abbiamo lanciata ci permette, attraverso tendine riflettore oppure attraverso una modalità di lavoro un po' più raffinata che è l'annotazione schermata, alla quale accediamo con l'icona che vi sto facendo vedere adesso, riusciamo a lavorare su qualsiasi applicazione. Quindi, se noi iniziamo a lavorare con la barra degli strumenti, abbiamo una curva di apprendimento del software sicuramente molto, molto più dolce rispetto a entrare subito nel blocco Note Mimio Studio. Perché? Perché possiamo incominciare a lavorare con dei contenuti con i quali abbiamo già familiarità, come possono essere dei PDF, dei file di Word, presentazioni in PowerPoint, pagine web, oppure anche, questa è una cosa che ci tengo a ricordare, perché non utilizzare la barra degli strumenti mentre lavoriamo sulla LIM utilizzando i DVD forniti a corredo dei libri di testo? Perché è possibile farlo. È possibile quindi lavorare sui libri di testo come su qualsiasi altro tipo di contenuti e possiamo sfruttare le specificità della barra degli strumenti, magari per fare delle annotazioni oppure in qualche modo arricchire il contenuto dei DVD stessi, quindi delle immagini che via via stiamo visualizzando sulla nostra lavagna interattiva. L'incontro di oggi, vi anticipavo, invece è basato sull'utilizzo di un altro strumento che fa parte del software Mimio Studio, ossia il blocco Note Mimio. Il blocco Note Mimio, che potete vedere, e ne approfitto giusto appunto per fare una annotazione schermata, il blocco Note Mimio che trovate posizionato nel mio caso nel menu Start di Windows. Ma abitualmente lo potreste trovare anche sul desktop del vostro computer. L'importante è identificare l'icona con il quadernino viola. Ebbene, il blocco note Mimio è quello che si potrebbe definire il nostro quadernone o il libro virtuale con tanto di collegamenti ipertestuali che possiamo creare per poi lavorarci sopra in classe con i nostri studenti. Quindi, se vogliamo fare un paragone con gli strumenti del mondo, per così dire, analogico, abbiamo nella barra degli strumenti Mimio Studio, come abbiamo visto, il nostro astuccio e nel blocco note Mimio Studio invece il nostro spazio di lavoro. Usciamo dalla nostra annotazione schermata, vi ricordo che l'uscita la si fa con il tasto chiamato bizzarramente mouse, che sta proprio di fianco al pulsante che mi fa entrare in annotazione schermata, e andiamo a lavorare direttamente all'interno del nostro blocco note Mimio. Partiamo subito da una carrellata, diciamo, di base a volo d'uccello sull'interfaccia del blocco note Mimio Studio. Essenzialmente il blocco note Mimio è costituito da tre macro aree che vado a esemplificare facendo proprio uno schema che mi permette di utilizzare di fatto il blocco note Mimio stesso. Quindi avremo nella parte alta abbiamo il menu principale, lo chiamiamo il menu numero 1, invece poi avremo una colonna, possiamo chiamare menu numero 2. E poi al centro del nostro spazio di lavoro avremo lo spazio di lavoro vero e proprio, quindi l'area bianca, ma può essere di qualsiasi colore, come vedremo, all'interno della quale noi andremo a svolgere la nostra lezione.
In effetti, uno dei primi approcci che si possono avere con il blocco note nel mio studio è molto semplice, se vogliamo, però sicuramente è molto efficace, perché non si tratta d'altro se non di utilizzare il blocco note nel mio studio come una versione elettronica della classica lavagna da scrittura. Vuoi di ardesia, vuoi di acciaio con i pennarelli, ma posso utilizzare il blocco note nel mio studio come un grande spazio bianco sul quale fare la mia lezione, esattamente come facevo con la lavagna tradizionale. Questo aspetto è molto importante perché evidenzia un aspetto molto sottovalutato, cioè che l'utilizzo della lavagna interattiva non mette in nessun modo in discussione o tantomeno in crisi le pratiche didattiche tradizionali, cioè lavorare sulla lavagna interattiva può tranquillamente essere un momento di didattica frontale analogo a quella tradizionale che si fa con la lavagna d'ardesia e con i gessetti. Posso partire con la massima confidenza, con la massima tranquillità, perché la LIM non è uno strumento in nessun modo rivoluzionario. È uno strumento che potenzia alcuni aspetti della didattica tradizionale, ma non li mette in discussione, cioè non comporta una revisione della pratica didattica consueta, anzi offre dei grossi vantaggi a supporto della didattica, chiamiamola così, tradizionale o consueta. Come possiamo partire per lavorare in questa maniera, diciamo così, sicura, tranquilla sul nostro blocco note mio? La prima cosa che farei è questa, ossia andare nel menu, quello che ho identificato come menu numero 1, e andare a lavorare in alto. Vedete che, adesso faccio un'altra annotazione schermata per evidenziarlo, nel menu numero 1, nella parte alta, l'ultima icona che mi si presenta è importante perché mi permette di passare alla modalità di lavoro completa, in cui io massimizzo le dimensioni del mio spazio di lavoro. Quindi nascondo il menu numero 1, nascondo il menu numero 2 e vedo soltanto il mio spazio di lavoro. Quindi ho veramente una versione digitale della classica lavagna, analogica. Vi faccio un esempio pratico adesso. Andiamo veramente a cliccare su quest'ultima icona, denominata appunto schermo intero, e vedete che la modalità di lavoro, cambia radicalmente. Però, prima cosa da tenere presente, notate che il mio spazio di lavoro, quindi la mia area bianca, non va a coprire tutto lo spazio utile. Perché? Perché io sto lavorando in questo momento con uno schermo che ha un formato panoramico, 16 noni. Ormai è abituale, lo schermo del computer abitualmente è in 16 noni. Tutti i monitor interattivi, come quelli su cui sto lavorando, sono in 16 noni. Molte LIM hanno un formato in 16 noni. Il software però è stato impostato, per dire così, per lavorare come dimensioni standard in un formato 4 terzi, che quindi mi lascia due bande nere ai lati dello schermo. Come facciamo a portare l'area di lavoro a coprire tutta la dimensione dello schermo? Chiudiamo un momento la nostra visualizzazione a schermo intero. Andiamo sul menu che troviamo in alto, File. Andiamo sulla voce Imposta pagina ed ecco che questa voce mi permette di personalizzare le dimensioni della mia area di lavoro in modo tale che queste vadano a riempire completamente tutto lo spazio che ho a disposizione sullo schermo. Quindi passerò da uno schermo con un formato 1024x768, che è la dimensione standard però in 4 terzi, ad un formato che sia lo stesso del monitor che sto utilizzando. In questo caso io sto lavorando con un monitor che lavora in Full HD, quindi andrò a impostare la risoluzione sul Full HD. Nel caso in cui volessi magari personalizzare le dimensioni della mia area di lavoro, lo posso fare. Vado sull'ultima voce, che è quella personalizzate, quindi le dimensioni personalizzate possono essere modificate lavorando sui punti oppure anche sui centimetri. Vado semplicemente a scrivere la lunghezza, la larghezza e l'altezza dell'area di lavoro desiderata. In questo caso, però, partiamo con quella che voleva essere la definizione Full HD del mio monitor. Poi, scendendo verso il basso in questo menu,
Posso decidere di applicare questa dimensione a tutto il documento oppure mantenerla soltanto sulla pagina sulla quale sto lavorando attualmente. Scegliamo intero documento e spunto alla voce tutte le nuove pagine. In questo modo tutte le pagine del mio documento adesso avranno un formato che andrà a riempire tutta la mia area di lavoro. Vado su OK, notate che lo spazio di lavoro si è ingrandito. Se io vado sulla modalità a tutta pagina, ecco che lo spazio bianco occupa tutta l'area utile del mio schermo. Che cosa posso fare adesso? Posso fare qualsiasi cosa abbiamo già visto nella scorsa settimana. Quindi tutti gli strumenti con cui io lavoro, utilizzando la barra degli strumenti Mimio, sono disponibili. Facciamo un esempio. Andiamo sul nostro strumento, Riconosciforma. E notiamo una cosa, sicuramente i più attenti, come si suol dire, l'avranno già notata, ossia che per lavorare all'interno del blocco note Mimio non ho bisogno di creare un'annotazione schermata. In altre parole, lo strumento annotazione schermata, al quale ho dato così tanta enfasi la volta scorsa, mi serve soltanto se io sto lavorando fuori dal blocco note Mimio. Quando io invece lavoro all'interno del blocco note Mimio, l'annotazione schermata non mi serve assolutamente a niente, perché tutti gli strumenti della barra degli strumenti, perdonate il bisticcio, però sono immediatamente disponibili. Per enfatizzare ancora di più questo concetto, vado a fare un esempio così al volo. Apriamo una pagina web. Ecco, se io voglio evidenziare qualche cosa su questa schermata, sto lavorando sul browser. Lancio l'annotazione schermata. In questo modo ho la possibilità di andare a lavorare con gli strumenti della barra degli strumenti Mimio, come vedete adesso. Se invece ritorno al mio blocco note Mimio, voglio lavorare all'interno di questa pagina, l'annotazione schermata non mi serve assolutamente a nulla, perché vado a disegnare, a scrivere direttamente, cioè scelgo lo strumento di disegno, di scrittura che mi interessa e poi lo utilizzo senza nessuna intermediazione. Quindi, primo vantaggio dell'utilizzare il blocco note Mimio è sicuramente questo, cioè che lavoro direttamente nel mio spazio di lavoro. Grosso vantaggio rispetto all'utilizzo della lavagna tradizionale per fare una lezione normale, tradizionale, come può essere questo, in cui prendo degli strumenti di disegno con dei colori diversi, poi scrivo e disegno sulla lavagna. Uno dei vantaggi, vi dicevo, fondamentali è quello che non ho limitazioni poste dalle dimensioni della lavagna, ossia quando io raggiungo la saturazione della mia lavagnata, della mia pagina, non faccio altro che andare a creare una pagina nuova. Questa operazione è semplicissima, la si effettua con l'icona che adesso vado a sottolinearvi con la freccia rossa. Quel pulsante è fondamentale perché mi permette di creare una nuova pagina. Naturalmente la pagina vecchia non viene cancellata. E questo lo si vede in maniera molto più chiara se torniamo alla visualizzazione tradizionale, quella con i vari menu laterali. Notate che quello che abbiamo definito menu numero 2 mi permette di navigare fra le miniature di pagina. Adesso sto scorrendo fra le miniature delle mie pagine, quindi via via che io creo delle pagine nuove, nel menu numero 2, sotto le miniature di pagina, io troverò via via le pagine che ho creato. Faccio giusto un esempio volante. Andiamo a creare diverse pagine. Ed ecco che nel mio menu di destra viene tenuta traccia di tutte le lavagnate che via via sono andato a creare. Come faccio a spostarmi fra una lavagnata e l'altra? Ho due sistemi. Posso muovermi in maniera sequenziale, quindi per così dire sfogliando le pagine avanti e indietro, utilizzando i due pulsanti con le frecce che trovo in alto. I due pulsanti con le frecce, attenzione, non sono le frecce curve, ma sono queste che adesso vi sto segnando con il pennarello verde. Cioè, queste due frecce mi permettono di sfogliare le pagine della mia lezione, andando avanti oppure indietro. Naturalmente, se io volessi seguire invece un ordine tutto mio, posso andare a cliccare, quindi toccare, le miniature di pagina che trovo nella colonna di destra, nel menu numero 2. Vedete, basta andare a toccare
la miniatura di una pagina per saltare direttamente a quella pagina. Creiamo un'altra pagina nuova per vedere un altro dei vantaggi che ci offre l'utilizzo della lavagna interattiva, ossia la possibilità di salvare la nostra lezione. Questa è un'altra cosa che con la lavagna tradizionale, anche a voler utilizzare la LIM e il suo software nella maniera più semplice e tradizionale possibile, beh, con la lavagna tradizionale non avevamo questa possibilità. Di fatto, gran parte dello sforzo mentale degli studenti, quando c'era dello sforzo mentale, naturalmente, era quello di prendere degli appunti, quindi cercare di ricopiare il più velocemente possibile quello che l'insegnante stava scrivendo o disegnando sulla lavagna. Fatti salvi poi tutti gli errori di comprensione e di trascrizione di questa pratica, bisogna anche tenere presente che l'attenzione non veniva tanto rivolta a quello che l'insegnante effettivamente voleva spiegare, quindi al concetto che voleva passarci, bensì veniva l'enfasi veniva tutta posta sullo sforzo, diciamo così, agonistico di riuscire a ricopiare in tempo tutto quello che andava a popolare lo spazio della lavagna prima che l'insegnante, arrivato in fondo, cancellasse tutto quanto e ripartisse di nuovo. Beh, con il software autore, con Mimio Studio, ma è un concetto in generale che vale per qualsiasi software autore, la possibilità di memorizzare le pagine mi consente in maniera immediata, diciamo pure automatica, di avere già bella e pronta la dispensa della mia lezione alla fine della lezione stessa. Come possiamo quindi salvare le schermate della nostra lezione? La cosa più semplice da fare è andare sull'icona che troviamo sempre nel menu numero 1 che troviamo in alto, rappresenta il classico floppy disk. Quest'icona ci permette di salvare la nostra lezione. Come ci permette di salvare questa lezione? Beh, se noi andiamo a cliccare sull'icona del salvataggio, scopriamo che la prima scelta che ci viene offerta è quella del formato proprietario di Mimio Studio. Infatti, vedete che nome file, poi salva come Mimio Studio file.inc. Ricordiamolo, teniamolo bene a mente questo aspetto perché se noi troviamo un file che ha come estensione il punto .inc, come inchiostro, possiamo essere certi che è stato generato dal blocco note Mimio Studio e può essere aperto solo dal blocco note Mimio Studio. Questo è il significato, neanche troppo recondito, del file proprietario, cioè un file che è legato strettamente a un determinato software. Sono perfettamente consapevole del fatto che nelle scuole italiane ci sia uno stato di frammentazione delle lavagne interattive, dei relativi software autore altissimo, perché se penso ad una scuola normale, mi viene in mente una scuola in cui in ogni classe c'è un tipo di lavagna interattiva diversa. Magari abbiamo la LIM del ministero, quella del 2009, la ministeriale del 2010, quella comprata con i fondi dei genitori, quella acquistata con i punti dell'S lunga e quella acquistata con i punti della Coop. Ecco, sono tutte LIM differenti. Ogni lavagna interattiva ha il suo software autore e i software autore, con i vari formati proprietari, non si parlano l'uno con l'altro. Quindi se io ho creato una lezione con il blocco note Mimio Studio e l'ho salvata col formato .inc, se mi sposto in un'altra classe non potrò aprirla con il software, poniamo Smart Notebook, che si trova sul PC di quella lì. Ecco, questo è un problema non indifferente, ma c'è la soluzione. La soluzione è anche abbastanza semplice. Proviamo ad andare su File, Salva con nome, e apriamo questo menu a tendina. Scopriamo che ho la possibilità di salvare la mia lezione in altri formati che non sono solo quello proprietario. Saltiamo a pie pari quelli, se vogliamo, meno utili, ad esempio il salvataggio in formato immagine, come può essere JPEG, GIF, PNG e così via. I più interessanti invece sono gli ultimi due, formato EVB e formato PDF. Beh, andiamo a vederli un po' più nel dettaglio. Il formato EVB, che a voler essere precisi sarebbe formato IPG,
WB sta per Interactive Whiteboard, è un acronimo, è un formato universale ed è una risorsa molto preziosa che tutto sommato viene sottoutilizzata, perché ormai quasi tutti i software autori, se non altro quelli delle marche principali, supportano il salvataggio e l'apertura dei file in formato IVB in modalità editabile, ossia le lezioni possono essere anche modificate. È una specie di formato universale di interscambio delle lezioni create con un software autore in modo tale da poterle aprire e modificare anche su altre software autore. Potrebbe darsi che non siano compatibili al 100%, quindi magari certe funzionalità che sono specifiche di un software autore non vengono supportate da un altro software autore, ma normalmente si tratta di funzioni abbastanza particolari, abbastanza specifiche, per cui si riesce bene o male a trovare un escamotage, ecco, per superare questo genere di limitazioni. Per cui tenete presente che il formato IVB mi permette di sfruttare in maniera abbastanza facile, abbastanza fedele, la frammentazione dei software LIM da una classe all'altra. Altra possibilità di salvataggio molto interessante è quella in formato PDF. Penso che lo conosciate un po' tutti, il formato PDF, perché ci accompagna ormai da tantissimi anni. Questa soluzione è ottimale se io voglio distribuire la mia lezione sotto forma di dispensa. Quindi se lavoro molto in questo modo che stiamo vedendo adesso, quindi se non lavoro con contenuti multimediali inseriti all'interno della lezione, non lavoro con link ipertestuali, ma lavoro principalmente con gli strumenti di scrittura e di disegno, il salvataggio in formato PDF è eccellente. Ricordiamoci però una cosa fondamentale, cioè se voglio fare un passo in avanti, ed è quello che vedremo nella lezione di domani, cioè se voglio invece creare delle lezioni che assomiglino di più ad un ipertesto, quindi siano un po' più ricche dal punto di vista della struttura, il formato PDF non va più bene, perché non permette di supportare nessun tipo di file multimediale. Per cui se io voglio inserire un video all'interno della mia lezione, non mi conviene salvarlo come PDF, ovviamente, perché non potrebbe essere riprodotto da Acrobat Reader. Però va benissimo invece se voglio creare proprio una dispensa sfogliabile, un po' simile a una dispensa cartacea. Abbiamo visto in che formati posso salvare le lezioni create col blocco note Mimio. Vediamo adesso che formati possono essere invece aperti dal blocco note Mimio. La prima icona, quella che trovo proprio nell'angolino in alto a sinistra, mi permette di aprire altri tipi di file. Vedete che la prima scelta naturalmente è quella dei file in formato .inc, naturalmente, ma se apro anche in questo caso il menu a tendina, trovo tutti i tipi di file compatibili, quindi che possono essere aperti con il blocco note Mimio. E ci sono anche dei nomi illustri e notevoli, perché se partiamo dal basso in questo elenco, vedete che Mimio Studio supporta l'apertura di file .notebook e .flipchart, ossia di file creati con Smart Notebook e Promethean Active Inspire. Dato che sono state delle lavagne oggetto di forniture ministeriali un bel po' di anni fa, è molto difficile che nella scuola in cui lavorate non ci siano queste lavagne. Quindi se avete già un parco lezioni, diciamo così, creato con Smart Notebook o Active Inspire di Promethean, beh, quelle lezioni voi le potete aprire direttamente nel blocco note Mimio senza dover passare attraverso l'esportazione nel formato di interscambio IVB che abbiamo visto poco fa. Altri formati supportati, partendo dal basso, posso aprire file di Acrobat, quindi PDF, file di PowerPoint in formato editabile, quindi se ho delle presentazioni, delle lezioni che ho fatto precedentemente con PowerPoint, le posso aprire con il blocco note Mimio Studio e le posso anche modificare. Apertura di file di Word, in questo caso non posso modificare il file di Word che viene importato come un'immagine. Formato di interscambio IVB che abbiamo già visto prima e naturalmente il formato proprietario .inc.
Ricordiamo però una cosa importantissima, cioè se io voglio inserire un documento, poniamo di Word, oppure una presentazione di PowerPoint, io devo aver installato sul computer con cui sto lavorando Word, devo aver installato PowerPoint. Se voglio inserire o aprire un PDF con il blocco note Mimio Studio, devo avere Acrobat Reader, perché blocco note Mimio Studio, per così dire, va ad appoggiarsi a queste applicazioni proprietarie per importare diversi file. Teniamolo presente perché, per esempio, se io avessi installato sul mio computer, sul computer di classe, OpenOffice, ciò non mi permetterebbe di aprire dei file di Word, quindi non mi permetterebbe di aprire dei file .doc. Ho bisogno proprio di avere il software Word o PowerPoint di Office. Ecco, Maurizio chiede, e Blackboard? Giustissimo, giustissimo. In realtà non è molto interessante per noi italiani. Perché? Che cosa sono i file Blackboard? Intanto hanno un'estensione .zip, quindi esattamente come le cartelle compresse. Blackboard è un set di domande, di verifiche, che esiste soltanto negli Stati Uniti, perché dato che Mimio è un software, non so, la società è americana, hanno ritenuto di supportare anche l'apertura di questo formato di domande, di test, li chiamano assessments, che vengono salvati in formato zip e che possono essere aperti col blocco note Mimio. Per noi non ha nessun significato, ecco, la presenza di questo formato, perché non sono utilizzati da noi, non esiste neanche una versione italiana dei test creati dall'azienda Blackboard, che è americana. Ritornando all'analisi dei tasti che troviamo nella barra del menu in alto, sicuramente sono facilmente leggibili per chiunque abbia un minimo di dimestichezza con l'utilizzo del computer. Ora, anche disegnare un oggetto, un cerchio, in modo tale da avere un oggetto con cui lavorare. Vedete, se io prendo lo strumento selezione, seleziono l'oggetto che ho appena tracciato, si attivano i pulsanti che trovo in alto. Nell'ordine. Se partiamo saltando l'icona della stampante, che ovviamente mi permette di stampare la mia lezione, abbiamo la possibilità di tagliare, incollare, copiare e incollare, ovviamente, gli oggetti che ho selezionato, uno o più oggetti simultaneamente. Selezionando, ad esempio, due oggetti, vedete che si attiva anche la X rossa che mi permette di eliminare gli oggetti stessi dalla pagina. I due pulsanti con il tratto curvo invece mi permettono di effettuare le operazioni classiche di annulla l'ultima azione oppure ripeti l'ultima azione. Altra idea per andare a eliminare gli oggetti presenti sulla pagina. Li seleziono, poi con un drag and drop li vado a trascinare nel cestino che si trova in basso a destra. Un altro sistema per toglierli dal mio spazio di lavoro. Abbiamo già visto l'icona che mi permette di creare nuove pagine, naturalmente non c'è un limite massimo al numero delle pagine che posso creare nella mia lezione. L'icona che troviamo subito a fianco, invece, di quella della creazione di una nuova pagina, è il cosiddetto Activity Wizard. Ora lo lancio, ma lo lasciamo in sospeso perché vedremo il funzionamento dell'Activity Wizard quando andremo a vedere un po' più da vicino le possibilità offerte dall'interazione con i tablet. Per ora sappiate soltanto che Activity Wizard è un sistema molto rapido che mi permette di creare delle verifiche che possono essere svolte sia sulla LIM, ma anche sui dispositivi mobili degli studenti, quindi sui tablet o anche sui telefonini degli studenti. L'icona che rappresenta degli omini che trovo qui in alto, anch'essa la vedremo più avanti perché è relativa all'utilizzo dei dispositivi mobili, quindi dei tablet. Le due icone con le frecce le abbiamo già viste. Ecco qua, abbiamo delle icone poi che riproducono lo zoom che abbiamo già visto nel precedente incontro utilizzando lo zoom che trovo nella barra degli strumenti, vi ricordate? Qual è la differenza fra i due tipi di zoom? Personalmente prediligo lo zoom che trovo nella barra degli strumenti. Perché vi faccio vedere adesso subito con un esempio. Lo zoom che trovo nella barra degli strumenti, una volta che l'ho selezionato, vi ricorderete che mi permette di andare a definire con precisione
tracciando un'area e poi rilasciando la zona sulla quale io voglio effettuare la zoomata. Quindi mi permette di fare una zoomata selettiva. Lo zoom invece che trovo nel menu numero 1, quindi nella barra più in alto, fa una zoomata non selettiva, cioè fa una zoomata diretta verso il centro della pagina. Mi fa perdere un po' più di tempo, nel senso che fa la zoomata al centro della pagina, poi con le barre di scorrimento che compaiono lateralmente, vedete che sono obbligato a muovermi per la pagina. L'ultima icona, l'avete visto, mi permette di passare in modalità a tutto schermo. Qualche nozione sulla personalizzazione dello spazio di lavoro. Il mio studio non mi permette di personalizzare in maniera notevole il mio spazio di lavoro, però qualcosina mi permette di farlo. Intanto notiamo che se io punto e trascino sul margine del menu numero 2, quindi sulla colonna delle miniature di pagina, posso andare a restringerla o ad allargarla, quindi posso andare a fare guadagnare un po' più di spazio alla mia area di lavoro centrale, oppure posso privilegiare la visualizzazione delle miniature di pagina che trovo sulla destra. Altra cosa che può essere molto utile, soprattutto per chi non è particolarmente alto di statura, cioè la barra principale, il menu principale è posizionato in alto. Potrebbe essere conveniente spostarlo invece in basso. Come faccio? Vado su Visualizza, lavoro su barra degli strumenti standard, la chiamano così in una maniera un po' particolare, però l'importante è sapere che attraverso il menu Visualizza, barra degli strumenti, io posso andare a modificare la posizione del nostro menu numero 1. Quindi posso andare a posizionarlo in basso, vedete che è sceso sul fondo della pagina, oppure posso andare a dirgli mobile. In questo modo io, per così dire, sgancio il mio menu numero 1 e lo posso posizionare dove preferisco. Volendo, posso anche dirgli offset, lo faccio completamente scomparire. Per farlo ritornare, barra degli strumenti standard e vado poi ad assegnargli una nuova posizione. Il menu numero 2, invece, quello con la colonna delle miniature di pagina, lo posso riposizionare a destra oppure a sinistra. Vado ancora su Visualizza, visualizzazione scheda a sinistra oppure a destra, oppure anche in questo caso offset per eliminarlo dalla visualizzazione. Però naturalmente se lavoro in questa modalità è molto più comodo averlo visualizzato a destra o a sinistra a seconda poi di dove sto rispetto alla lavagna interattiva. Solitamente a seconda degli ostacoli fisici che ci sono nella classe, magari la cattedra o qualche mobile, si sta di solito o più a destra o più a sinistra della lavagna interattiva. Ecco che spostare a destra o a sinistra la barra delle miniature di pagina mi permette di accedere alle sue funzionalità in maniera un po' più comoda senza dover fare particolari contorsioni. Altro aspetto che potrebbe essere utile per questo primo approccio al blocco note Mimio. Per ora abbiamo lavorato su uno spazio di lavoro completamente bianco. Beh, non dimenticherò mai quell'insegnante che alla fine del corso mi ha detto: sì, bellissimo, però questo bianco mi dà un po' fastidio, sono abituato a lavorare sulla lavagna di Ardesia, è possibile avere uno sfondo di pagina totalmente nero? Assolutamente sì, è una richiesta che ha la sua ragion d'essere. Andiamo a vedere, soprattutto se lavoriamo a tutto schermo, possiamo avere una superficie veramente molto luminosa che potrebbe anche affaticare gli occhi. Ecco. Come facciamo a personalizzare il nostro spazio di lavoro? Clic col pulsante destro, ricordatevi quindi, pressione prolungata. E rilasciamo il dito quando riceviamo il feedback visivo, in questo caso un quadrato. Dal menu che compare vado sulla voce sfondo. La voce sfondo mi permette di definire un colore di sfondo della mia pagina, ma non solo. Per ora però vediamo il colore. Vado sulla voce colore, mi si apre la tavolozza che abbiamo già visto in concomitanza dell'utilizzo degli strumenti di disegno, del settaggio dei loro colori. Ecco che dal mio menu posso andare a selezionare il colore nero. Un po' come abbiamo visto prima per la dimensione della pagina, vado a decidere se applicare questo colore nero come sfondo solo della pagina in cui mi trovo, oppure di tutto il documento, quindi anche retroattivamente delle pagine che ho già creato, oppure posso anche andare a
far sì che il nero diventi lo sfondo predefinito di tutte le nuove pagine che andrò a creare. Ora lo utilizziamo solo per la pagina corrente, vado su OK e vedete che ho a disposizione uno sfondo che richiama un po' quello della classica lavagna di Ardesia. Naturalmente andrò a scegliere uno strumento di scrittura congruo, quindi di colore chiaro, e in questo modo vedete che posso lavorare sulla mia LIM, sul mio monitor interattivo in una maniera che anche visivamente sia più tradizionale. Naturalmente posso scegliere il colore che più mi aggrada, quindi clic col destro, sfondo, posso anche scegliere il classico colore verde scuro che si trova in alcune lavagne un po' più nuove. Altra possibilità, come fare ad avere degli sfondi personalizzati, quindi degli sfondi che non siano soltanto uno spazio di lavoro bianco. Il sistema più rapido per avere uno sfondo standard, che è quello della carta quadrettata, o meglio, della carta millimetrata, è questo. Fate clic col pulsante destro. Dal menu contestuale andate sulla voce griglia. La griglia ha un paio di impostazioni da decidere. Le impostazioni di blocco, quelle che troviamo in alto, cosa significano? Significano che la nostra griglia, quindi la nostra base di lavoro quadrettata, possiamo decidere se sarà magnetizzata, diciamo così, magnetizzata nel senso che se noi teniamo la spunta su una o su entrambe delle prime due voci, tutti gli oggetti, le figure geometriche che noi andremo a disegnare, a creare sopra la nostra griglia verranno agganciate automaticamente sugli angoli e sulle linee della griglia stessa. Quindi sarà come se la nostra griglia fosse magnetizzata e andasse ad agganciare gli oggetti che noi andiamo a creare su di essi. La spaziatura mi permette di decidere la spaziatura fra le linee della mia griglia e poi la funzione chiave la troviamo qua. Mettere la spunta sulla voce visualizza griglia sullo schermo. Sta tutto qua, cioè se tenere spuntata o no, la voce visualizza griglia sullo schermo. Perché se io poi vado a dare l'ok, vedete che compare la mia base di lavoro quadrettata sulla pagina attuale su cui sto lavorando adesso. Ma notate che se io vado a ritroso sulle pagine che ho già tracciato, avrò la mia griglia come sfondo anche di quelle pagine. In altre parole, la griglia funziona in maniera latente, cioè sempre presente su tutte le pagine della mia lezione che sto facendo col blocco Note Mimio, ma non si vede. Sta a me decidere se visualizzarla o no. Clic col destro, torniamo su griglia, facciamo un'altra piccola prova andando a modificare la spaziatura fra i punti, vedete che modificando la spaziatura otteniamo qualcosa di più simile alla carta millimetrata. Quindi si può personalizzare la visualizzazione della nostra griglia andando a modificare questo parametro. Faccio anche un esempio pratico dell'utilizzo di quella funzione, tra virgolette, di magnetizzazione della griglia stessa. Ora vado a disegnare un quadrato, magari andiamo anche ad abbassare la trasparenza, vi ricordate che posso andare a modificare il livello di trasparenza, quindi il canale alfa dei miei oggetti. Notate che il mio quadrato, quando io lo sposto, avanza per scatti. La magnetizzazione della griglia significa proprio questo, cioè che io non potrò andare a posizionare il mio quadrato, e ora lo zoomo perché si capisca meglio, in un punto intermedio della griglia, quindi andrà necessariamente ad agganciarsi alle linee della griglia stessa. Vedete che procede per salti e va automaticamente a bloccarsi sulla griglia. Una volta che io poi vado a cliccare col destro, seleziono di nuovo griglia, e tolgo la spunta visualizza griglia sullo schermo, notate che però il mio oggetto si muove sempre per scatti. Ecco, questo è un effetto collaterale della griglia. Essendo latente, non la vedo, ma in un certo senso c'è sempre. Quindi anche se non la vedo, però rimane magnetizzata e quindi fa avanzare per salti, per scatti, le figure che io vado a inserire nel mio spazio di lavoro. Quindi è conveniente andare a fare un clic di nuovo col destro, tornare alla griglia, togliere la voce blocca sulla griglia e blocca sugli angoli, quando non la voglio vedere.
In questo modo io posso muovere i miei oggetti liberamente senza vincolarli a una griglia che di fatto non posso vedere. Naturalmente ho la possibilità anche di avere degli sfondi diversi, che non siano soltanto la carta millimetrata. Si tratta di pentagrammi, foglie a righe, foglie anche quelle della prima elementare. Posso avere tutti i tipi di sfondo che voglio. Questo lo vedremo domani perché incomincia a diventare una funzione un po' più specifica, però vedo già un indizio. Se io faccio il clic col destro e vado sulla voce sfondo, posso caricare qualsiasi tipo di immagine che diventerà uno sfondo di pagina. Quindi qualsiasi file di immagine, trovate l'elenco qui in basso, ci sono i più comuni, bitmap, GIF, JPEG e così via, può diventare uno sfondo della mia pagina che io potrò andare poi a ripetere un numero indefinito di volte se lo desidero. Andiamo in questo caso sulle raccolte sotto la voce immagine, vediamo se troviamo qualche cosa a disposizione. Giustamente su Windows non ci sono più le care immagini campione che c'erano su Windows 7, meno di pinguini, il crisantema, sono sempre legato un po' a questo piccolo mondo antico di Microsoft, però comunque andiamo a vedere se siamo più fortunati andando su questa raccolta. Direi di no. Beh, allora facciamo un esempio pratico di come si potrebbe fare. Andiamo sul web, che è sicuramente una fonte inesauribile di risorse e contenuti. E scriviamo quaderno a righe, ok? Facciamo una ricerca poi per immagini su Google. Vedete, non andiamo su tutti che ci dà qualsiasi risposta, ma andiamo sulla voce immagine che ci seleziona solo le immagini. Guardate quanti belli sfondi di pagina già pronti che ho a disposizione. Ce n'è veramente per tutti i gusti. Guardate, anche un quaderno a righe dell'elementare, basta avere un po' di pazienza e andare a ricercare la risorsa che ci serve. Ma poi domani vedremo anche qualche altra idea, perché non è solo il web l'unica fonte possibile di risorsa in questo caso. Vado a selezionare l'immagine che mi serve. Facciamo un bel clic col pulsante destro per salvarla e portarla sul nostro computer. Salva immagine con nome. La salviamo sul desktop così siamo sicuri di trovarla. Ok, a questo punto ritorniamo al nostro blocco note. Clic col pulsante destro. Sfondo. Immagine. Vado sul desktop. Seleziono la mia immagine quaderno a righe. Apri. Scelgo come posizionarla. Vedete che ho la modalità posiziona, allunga, affianca, gli do allunga, così sono sicuro che l'immagine vada a coprire tutto lo spazio utile della mia area di lavoro. E gli dico applica intero documento e anche a tutte le nuove pagine. Ok? Ed ecco che come sfondo del mio blocco note mio, della mia lezione, adesso ho esattamente l'immagine che sono andato a scaricare su internet. E questa immagine poi, esattamente come la griglia, dato che ho impostato lo sfondo come sfondo per tutte le nuove pagine, vedete che va a ripercuotersi retroattivamente anche su tutte le pagine che ho già creato, nonché su tutte le pagine nuove che via via andrò a creare. Quindi questo è un sistema veramente molto semplice, soprattutto a costo zero, anche dal punto di vista della procedura per avere qualsiasi tipo di sfondo di pagina io riesca a reperire su internet. Se invece non riesco a trovare lo sfondo di pagina, quindi con la quadrettatura con le righe che mi servono, in questo caso vi riporto l'esperienza pratica fatta da un insegnante che tra l'altro ho incontrato un paio di settimane fa, che mi diceva: "Sa cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo preso il quaderno, abbiamo fatto una bella scansione della pagina che ci interessava, una pagina, proprio era un quaderno, mi sembra, di prima elementare, che aveva delle caratteristiche particolari per insegnare agli alunni proprio le basi della scrittura. Abbiamo fatto la scansione, abbiamo salvato la scansione come file di immagine, poi l'abbiamo utilizzata nel blocco note mio come sfondo di pagina. Un sistema anche questo semplicissimo che mi fa vedere come
con pochi passaggi, fra virgolette anche artigianali, no? Qualcosa che possiamo fare con gli strumenti che abbiamo a disposizione, sia possibile poi ottenere il risultato che vogliamo. Domani vedremo anche qualche altra finezza, perché abbiamo già un sacco di sfondi a disposizione all'interno di una risorsa importante del software Mimio Studio, che è la galleria. E scopriremo anche che è proprio all'interno della galleria che vengono salvate automaticamente le annotazioni schermate che abbiamo visto la scorsa settimana. Quindi la galleria è un po' un punto di incontro di diversi tipi di risorse. Clip art, lezioni già fatte, contenuti di diverso tipo, anche video, ma PDF, documenti e così via, possono essere archiviati all'interno della nostra galleria Mimio, che diventa in questo modo una sorta di compagna di lavoro che ci evita il lavoro che ho fatto io adesso, cioè andare a scartabellare fra le risorse del computer in cerca di contenuti che magari poi non ci sono neanche. Ecco, la galleria facilita questo tipo di lavoro di archiviazione del materiale e dei contenuti. Però questo è l'oggetto dell'incontro di domani, in cui andremo a vedere qualche funzione un po' più avanzata, perché oltre all'utilizzo della galleria vedremo anche come utilizzare i link ipertestuali, che sono una risorsa importantissima se vogliamo strutturare la nostra lezione in maniera un po' più ambiziosa. Quindi la nostra idea non fosse quella di improvvisarla in parte in classe, ma di prepararcela già a monte, sicuramente avremo a disposizione degli strumenti molto molto interessanti per farlo. Questo è quanto vedremo nella lezione di domani. Andiamo a ricorrere al nostro calendario che troviamo su mimioclassroom.it, giovedì 15 dicembre, sempre dalle 17 alle 17:45, anche se normalmente sforiamo di qualche minuto, o comunque l'incontro di domani sarà dedicato al blocco note Mimio e ai suoi strumenti avanzati. Vi ringrazio intanto per l'attenzione che mi avete dedicato questa sera, e ecco, parto un minuto con voce a tratti. Mi dispiace, spero sia soltanto un problema locale di velocità della connessione. Detto questo, ritorno ai saluti. Ci rivediamo, se non altro virtualmente, nella nostra aula informatica domani sera, sempre alle 17. Grazie ancora e buona serata.